Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Oggi parliamo di nazionale di calcio italiano. Siamo tutti contentissimi perché la nazionale ha vinto 3 partite su 3, quindi ci ha fatto godere. Le prime due partite le abbiamo vinte 3-0, 3-0, poi l'ultima 1-0. Siamo stati anche molto più onesti di altra gente che ha fatto biscotti strani. Vi ricordate, avrete brutti ricordi come me di questa cosa, ma non siamo qui a parlare di questo, siamo qui a parlare di questa cosa che è successa, che fra l'altro a me è sfuggita perché ero leggermente in ritardo per arrivare al bar dove mi ritrovo con i miei amici per vedere la partita, ovvero che prima del calcio di inizio i giocatori del Galles, tutti quanti, e 5 giocatori della nazionale italiana si sono messi in ginocchio per porgere rispetto a questa associazione che si chiama Black Lives Matter, di cui ho parlato abbastanza, ma i ragazzi giustamente sono giovani, giocano a calcio e quindi probabilmente non hanno né tempo né voglia di guardare i miei video e non hanno idea di quello che hanno fatto, perché loro si sono inginocchiati a questa cosa pensando che, per esempio, come scrive la Gazzetta dello Sport, che anche la Gazzetta dello Sport dovrebbe magari essere un pochino più attenta, è la prima volta all'europeo che i giocatori dell'Italia partecipano al gesto del movimento attivista che combatte il razzismo contro le persone di colore, perché giustamente Black Lives Matter combatte il razzismo contro le persone di colore. È questo lo scopo finale dell'associazione buonissima, da cui tutti dobbiamo imparare, Black Lives Matter. E qui c'è la lista. A compiere il gesto prima di Italia Galles sul prato dello Stadio Olimpico di Roma sono stati Federico Bernardeschi, Andrea Belotti, Emerson Palmieri, Matteo Passina e Rafael Toloi. Bravi ragazzi, ho cercato qualche foto, qui c'è questa foto dove si vede sulla destra uno di quelli inginocchiati, questo è Belotti. E come dicevo, è bello dare messaggi di virtù, perché in inglese li chiamano virtue signaling, ovvero far vedere quanto si è buoni per Black Lives Matter. Black Lives Matter che però non è poi così buona, perché come ho fatto vedere in altri video, per esempio, loro scatenano la violenza contro i poliziotti. Loro, quando vedono una ragazza che sta per essere uccisa da un'altra ragazza nera e il poliziotto spara per salvare la vita della prima, che è una vittima, si arrabbiano. Quindi delle vite dei neri in realtà gli interessa poco, gli importa solamente che non siano i bianchi a sparare. Se poi due ragazze nere si ammazzano fra di loro, non è un problema. Ma questo alla fine è un evento singolo. In realtà però bisognerebbe guardare questo movimento nel suo complesso. Questa è una dei tre fondatori di Black Lives Matter, che non esiste solo da quando è morto George Floyd, è un'associazione che ha più di 5 o 6 anni. Cosa dice lei di se stessa e anche dei suoi compagni? Perché la loro idea si limita al salvare le persone di colore dalla violenza dei cattivi poliziotti bianchi? O forse hanno un progetto più ampio di che riguarda tutta la società? Sentiamo cosa dice Patrice Cullors, di cui avevo già parlato, esattamente parlando di se stessa. Questo è del 15 dicembre 2020, perché c'erano delle polemiche che andavano avanti da anni, quindi lei ha voluto chiarire la questione. Le polemiche sono sul fatto che qualcuno dice che lei in certi momenti avrebbe detto di essere una trained Marxist, quindi una trained è allenato, uno che è stato addestrato, una marxista addestrata. Però magari sono solo voci, quindi adesso io mi affido direttamente alle sue parole. Questo video è dell'anno scorso, come dicevamo, 15 dicembre 2020. Just talk about it. Now that I'm Marxist, I'm a lot of things. I do believe in Marxism. Sono una marxista? Beh, io sono tante cose, però sì, credo nel marxismo. E adesso vorrei dire una cosa ai bravi ragazzi ventenni, che non hanno neanche colpa, voglio dire, ovviamente loro non li voglio un po' giustificare. A 20 anni giochi a calcio da magari 7-8 anni, ti alleni 3, 4, 5, 6 volte a settimana. Cosa ne sai di queste cose? Però se non ne sai, forse è meglio che eviti gesti politici, perché Black Lives Matter
è un movimento politico, non è un movimento per diritti civili. L'avete appena sentita, lei è una trained marxist. Lei non vuole salvare le vite dei neri, lei vuole riformare tutta la società. E per i ragazzi giovani che magari hanno 20 anni, quindi non si ricordano di com'era il mondo quando era diviso in due e da una parte c'erano i comunisti, vorrei ricordare a tutti questi bravi ragazzi che il comunismo ha fatto più di 100 milioni di vittime senza bisogno di fare delle guerre. Quelli che sono i cattivi, più cattivi di tutti, i nazisti, hanno fatto una guerra, hanno fatto la guerra mondiale, che ha portato meno morti di quelli che ha fatto il comunismo senza bisogno della guerra. Ok? 100 e passa milioni di morti. Ancora adesso ci sono tante persone in campi di concentramento nei paesi dove ci sono le dittature comuniste e voi vi state mettendo in ginocchio per appoggiare le idee politiche di Black Lives Matter fondata da tre marxisti. Deve essere chiaro quello che state facendo, cari ragazzi miei. Però se voi avete la falce e il martello nel cuore, chi sono io per dirvi se siete contenti di appoggiare un movimento di tre marxisti? Va bene. Però vorrei ricordare un paio di cose. Che nell'NBA, dove nell'ultimo anno e mezzo sono diventati super politici, l'NBA, per chi non lo sapesse, è la lega professionistica del basket americano, lo sport più seguito d'America. Negli ultimi anni l'NBA ha perso in totale il 70% degli ascoltatori, di quelli che guardavano le partite andando al bar con gli amici, eccetera. Com'è possibile un'apocalisse di pubblico di questo genere? Solamente nelle finali dell'anno scorso, qui vedete Yahoo Sport, le finali hanno perso il 48%, vuol dire che la partita dall'anno prima, non in vari anni, in un solo anno ha perso la metà degli ascoltatori. Sapete perché? Perché è pieno di gente, come i nostri bravi ragazzi della nazionale, che si mette in ginocchio, che va in giro con la fascetta nera con scritto Black Lives Matter, che allo stadio uno arriva e si trova gli striscioni che pendono giù, gli stadi da basket sono chiusi, quindi ci sono le luci sopra, e ci sono gli striscioni giganteschi, tutti neri, con la scritta in bianco, Black Lives Matter. E sapete che c'è? Che la gente, quando va allo stadio per pagare il biglietto, quando io ieri sera sono andato a vedere la partita, se avessi visto prima i ragazzi che si inginocchiavano e quindi davano un segnale politico, mi sarei disturbato. Quando vai allo stadio e vedi segnali politici, ti disturbi, perché lo sport è fatto per unire, è fatto perché la gente passi del tempo insieme. Se tu inizi a mettere dei messaggi politici, stai dividendo, perché ci sono quelli a cui quel messaggio piace e ci sono altrettanti, come quel 48% che ha smesso di guardare le finali dell'NBA, a cui quel messaggio non piace. E non è che me lo sto inventando io, che la gente ha smesso di vedere l'NBA perché era diventato troppo politicizzato, perché alla fine della partita, quando i giornalisti andavano a parlare con i vari LeBron James, eccetera, questi invece che rispondere alle domande sulle partite ci mettevano di mezzo dei commenti su Donald Trump o su questo o su quell'altro politico. Lo sanno gli stessi capi dell'NBA, i quali, infatti, dopo i risultati disastrosi delle finali, avendo fatto le loro ricerchine di marketing, se ne sono venuti fuori dicendo: dall'anno prossimo non sarà più permesso che vengano esposti segnali di politica all'interno degli stadi dove si fanno le partite. Ah, bravi! Avete avuto bisogno di perdere il 70% della vostra audience, del vostro pubblico, per rendervi conto che lo sport non è politica, che non è una buona idea mischiare lo sport e la politica. Bravi, complimenti. Ci avete messo un po', però ci siete arrivati. Allora io chiedo gentilmente e veramente col cuore in mano, perché io amo la nazionale italiana, non fate politica, perché costringerete molta gente come me a spegnere il televisore. Potete farla quando avete finito la vostra carriera. C'è Marchisio che è diventato la nuova speranza del PD. Mi sta benissimo. Marchisio è lì a pontificare su qualsiasi cosa. Tutti quelli di sinistra che conosco condividono i post di Marchisio. Ha finito la sua carriera, si mette a fare il saputone buonista su internet. Benissimo, benissimo, ma non fatelo allo stadio. Ve lo chiedo col cuore in mano.
Spero che questo video sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto di riflessione a tutti voi che guardate questa piccola rubrica. Vi invito a condividerlo per far sapere a più gente possibile quali sono i risultati, non i pericoli, ma i risultati di mettersi a fare troppa politica nello sport. Vi invito anche a mettere, a sottoscrivere se su YouTube o a mettere mi piace sulla pagina Facebook di Scazzo Moderato se non siete ancora fan, così potete vedere i prossimi video. Ci vediamo domani per la solita notizia. State informati. Ciao!